Benvenute e benvenuti nella Facoltà di Lettere e Filosofia. La nostra facoltà è tra le più grandi e antiche dell'Università La Sapienza di Roma, un ateneo che ha più di 7 secoli di storia e che continua a crescere, al centro di una metropoli sempre più vasta e internazionale. Il cuore della nostra facoltà è l'edificio storico nella città universitaria Sapienza. Qui si sono succedute generazioni di docenti e di studenti che hanno fatto la storia delle discipline umanistiche nel nostro paese. Ricorderò solo Ungaretti, Prats, Bonaiuti, Paratore, Sapegno, Villari, Argan, Bianchi Bandinelli, Gregori. Sono solo alcuni tra i docenti che hanno insegnato qui. Nomi che sono oggi sulle copertine dei manuali delle principali materie letterarie. Il nostro è sempre stato un impegno costante, culturale e intellettuale, ma anche civile e di difesa dei valori della democrazia. Nel 1931, appena 12 docenti universitari su 1200 in servizio si opposero al giuramento di fedeltà al fascismo. Ben 3 di loro insegnavano qui. La loro scelta di libertà e giustizia rappresenta efficacemente i valori chiari e saldi su cui si fonda ancora oggi la nostra facoltà. La Facoltà di Lettere e Filosofia è un'icona che ha affascinato l'obiettivo dei più celebri tra i fotografi italiani. La sua memoria è un patrimonio da proteggere e da trasmettere al futuro. La memoria viva della nostra facoltà si alimenta ogni giorno nel dialogo tra docenti e studenti e si realizza nei nostri più di 30 progetti archeologici sul campo, in Italia e all'estero, e nei nostri 6 musei, che vanno dalla preistoria all'arte classica, dalle civiltà italiche al Vicino Oriente, dalla geografia alle arti contemporanee. Nelle nostre 8 biblioteche, che conservano volumi donati da generazioni di ricercatori e studiosi di tutte le discipline umanistiche. Nei nostri archivi storici, dove troviamo manoscritti di Gabriele D'Annunzio, Giovanni Pascoli, Giosuè Carducci, Pietro Mascagni e quasi 30.000 titoli di valore letterario e artistico conservati in preziosi fondi storici. La Facoltà di Lettere e Filosofia è un tesoro da condividere e da trasmettere al futuro. Oggi Lettere e Filosofia è una facoltà diffusa. Le nostre sedi incontrano il territorio e dialogano con il tessuto urbano della città di Roma. Le sedi della facoltà interpretano la storia e il futuro di una città complessa, internazionale, multiculturale. Dalla valorizzazione del patrimonio architettonico storico alla rivalutazione del passato industriale, fino alle strutture affacciate sul futuro. Quasi 20.000 studenti tra nuove matricole e iscritti. 6 dipartimenti, più di 30 corsi di laurea tra triennali e magistrali e più di 170 università europee, partner nel progetto di mobilità internazionale Erasmus. A cui si aggiungono, anche fuori dall'Europa, tutte le università della rete Civis e numerosi altri accordi culturali per la mobilità internazionale. Questi sono i numeri di Lettere e Filosofia, una facoltà che si colloca costantemente nei primi posti dei ranking internazionali della ricerca, al centro del più grande ateneo d'Europa. Qui ogni giorno ci interroghiamo sul presente. Qual è il senso degli studi umanistici oggi? La risposta è occuparci dell'essere umano, metterlo al centro in tutti i suoi aspetti. La risposta è intrecciare storie, culture, lingue e manifestazioni artistiche in una visione inclusiva che abbracci i diversi sguardi possibili delle discipline umanistiche. La risposta è il confronto e il dialogo aperto tra la nostra tradizione e le scienze dure, con l'informatica, la comunicazione contemporanea, la tecnologia e ancora l'intelligenza artificiale. La nostra risposta è nel presente. Nel contatto costante con la società contemporanea e il mercato del lavoro nazionale ed estero. Qui noi formiamo cittadini italiani, europei e del mondo, con corsi anche in lingua inglese,
aperti all'internazionalità. A Lettere e Filosofia, dialogo e scambio significano accoglienza e inclusione, ma significano anche valorizzare l'esperienza di studenti e docenti che provengono da ogni parte del mondo, in una facoltà aperta alla diversità e al futuro. La Facoltà di Lettere e Filosofia forma professionisti con una base culturale solida, pronti a lavorare per il rafforzamento dell'immenso patrimonio di un paese complesso e unico al mondo. Qui nascono professionisti attenti alla complessità del presente, capaci di integrare territorio, comunità e tradizione, in una visione che sia unica e dinamica. Qui si formano relazioni con gli occhi aperti sulle differenze e le ricchezze delle diverse culture, dei sistemi sociali complessi che caratterizzano lo spazio comune in cui viviamo. Oltre alle professioni più evidenti, come ad esempio quelle di insegnante, archivista, bibliotecario, giornalista, la Facoltà di Lettere e Filosofia, con i suoi quasi 40 corsi di laurea triennali e magistrali, diventa anche la porta per sbocchi lavorativi diversi e del tutto inaspettati. Lettere e Filosofia per lavorare, ad esempio, nel vasto mondo dello spettacolo, con l'occhio alle tradizioni e insieme alle nuove tecnologie. Per diventare regista, sceneggiatore, autore per il cinema, il teatro, la radio e la televisione. Per organizzare e produrre tutte le forme di intrattenimento culturale, dal palco allo schermo, oppure per formarsi nella scrittura, nella formazione e nella trasmissione culturale, negli studi umanistici più classici, che integrano davvero le tradizioni secolari con le tecniche più avanzate, per lavorare nella formazione, nelle redazioni e nell'editoria, negli archivi, nelle biblioteche, ma anche nella consulenza e nell'organizzazione di eventi culturali, pubblici e privati. O ancora, lavorare nel territorio, dalla geografia al turismo, passando per l'archeologia. Con grande attenzione agli aspetti economici, giuridici e imprenditoriali di questi ambiti. Per diventare archeologi, esperti nel potenziamento delle risorse ambientali e del turismo culturale, cartografi, geografi, guide turistiche e specialisti nella musealizzazione. Per lavorare con la complessità, muovendosi tra lingue e culture, per proporre una visione davvero sostenibile della globalizzazione, per diventare traduttori, mediatori culturali, corrispondenti dall'estero, per industria e commercio, per collaborare con organizzazioni governative e non governative, per lavorare in ambasciate, ma anche in rappresentanze diplomatiche. Per una carriera, infine, nell'ideazione e nella produzione e nel management della moda, elemento culturale assolutamente fondamentale nella storia umana, che ha un impatto economico e sociale enorme sul nostro paese. La Facoltà di Lettere e Filosofia è il luogo per studiare e lavorare con l'umanità in tutti i suoi aspetti.